Io conosco Rita Napoleoni già da qualche anno, nonostante vivesse per tanti anni in Inghilterra e in America, è sempre stata molto attenta a quello che stava capitando nel nostro paese. Si è occupata per molto tempo di terrorismo internazionale, di economia internazionale, anche il tema delle donne, per esempio, è un tema super tanto ragionato. Noi facevamo una prima cosa insieme sui grandi traffici di prostituzione a livello internazionale, che è esattamente come il traffico di droga, cioè le donne viaggiano nel mondo seguendo flussi di denaro esattamente come andavano le armi con la droga. Però questo libro è diverso da tutti gli altri di quelli che ha scritto Loretta. Perciò sono molto contenta di essere qui, perché questo libro è una riflessione che ci riguarda tutti molto da vicino in questo momento, che è la campagna elettorale. Noi andiamo a votare tra qualche settimana e questo libro mette in discussione il fatto che il nostro voto sia qualcosa ancora di utile per come è organizzata la società in cui viviamo. Allora, la cosa che mi colpisce molto, vedete, in questa campagna elettorale è che gli argomenti che parevano eretici fino a qualche tempo fa, tu sei venuta alla mia trasmissione, abbiamo fatto una cosa insieme a Mantova quest'estate, e le cose che tu dicevi sembravano enormi, no? Uscire dall'euro, smetterla di stare all'interno della Germania. Beh, adesso in campagna elettorale, stamattina, anzi oggi, all'ora di pranzo, Silvio Berlusconi ha fatto una conferenza stampa in cui ha detto basta, dobbiamo vincere la lotta con la Germania che ci sta mettendo sotto, che ci sta affamando. Ieri è venuto in trasmissione da me Guglielmo Epifani, ex leader storico della CGIL, attuale candidato del PD, ha detto basta, la Banca Centrale Europea o comincia a stampare moneta come la Fed o è inutile averla. Insomma, le tue teorie che sembravano appunto eretiche, adesso in campagna elettorale tutti cominciano invece a usarle. Quello che mi fa paura però è che le usano adesso, perché c'è un momento in cui bisogna prendere il voto. Poi il dopo, cosa succede poi nel dopo? Cioè, gli impegni presi dal nostro paese a livello internazionale sono diventati più forti della singola volontà dei nostri cittadini. Grazie Merita, ma sì, quello che ho detto prima è molto interessante perché in realtà la Banca Centrale Europea i soldi li sta stampando e ne ha stampati tantissimi, ha stampato più di 2.000 miliardi di euro nel giro praticamente di 18 mesi. Il problema è che questi soldi non entrano nel circolo dell'economia reale, ma stanno in un circolo vizioso, che è un circolo monetario, quindi la Banca Centrale Europea finiscono nelle banche. E dalle banche finiscono a finanziare il debito dello Stato e lì vengono iniziati in giro, per cui cioè, gli Stati danno il permesso alla Banca Centrale Europea di continuare a stampare e così andiamo avanti. Quello che sta succedendo oggi, di cui non si parla nella campagna elettorale in Italia, né tantomeno nei giornali italiani, è la grande rotazione, così è stata definita. Che succede? Che da un mese e mezzo il mercato finanziario ha ripreso a comprare il debito della periferia e lo sta comprando perché il debito della periferia ha un tasso di interesse molto elevato e siccome c'è tutta questa liquidità nelle banche non sanno dove metterla perché nessuno dà i soldi al piccolo imprenditore di Marghera, che cosa fanno? Comprano il debito della periferia. Il debito greco nel 2012 ha dato un rendimento del 74%, mentre il debito della Germania da un rendimento del 4%. Quindi questa è la cosiddetta grande rotazione, no? Questi soldi che noi abbiamo dato alle banche per salvarle adesso hanno ricominciato ad essere usati per lo stesso giochetto di prima, quello di finanziare un debito che chiaramente nessuno pagherà mai, per avere un ritorno veloce che si basa appunto sul tasso di interesse. Allora, qual è il pericolo qui? Il pericolo è che un elemento di instabilità qualsiasi, tipo elezioni in Italia, non abbiamo una maggioranza, un elemento di questo tipo potrebbe mandare in tilt i mercati, perché improvvisamente la grande rotazione si blocca e a quel punto tutti svenderanno nuovamente il debito pubblico dei paesi della periferia e noi ci ritroveremo esattamente dove eravamo nel 2010, però con delle economie infinitamente più povere. Parliamo un attimo del rapporto con la Germania, che mi incuriosisce molto, come parli tanto nel libro, e
e citi una cosa che io ancora non mi vedo bene, se una barzelletta o un racconto reale, adesso ve la dico anche a voi perché è straordinario. Allora, siamo all'inizio del 2012, Angela Merkel va in Grecia per negoziare il debito greco. Arriva all'ufficio dell'immigrazione, deve passare la frontiera, le fanno le solite domande che fanno tutti noi, quindi nazionalità, lei risponde tedesca. Occupazione? Lei dice no, non ci sono, sono qui pochi giorni. Allora, sembra una frettura, non capito bene se è accaduto o se è una barzelletta, però insomma dà il senso perfettamente di quello che sta capitando tra la Germania e il resto invece dei paesi deboli dell'Europa. Questa era una barzelletta che girava sui mercati finanziari nel 2010, e non mi ricordo neanche la tirata fuori, comunque il giorno in cui è uscita è stato il giorno del mondo, che tutti la raccontavano. Ma è chiaro che il senso di questa barzelletta è questo, che i greci hanno dovuto accettare delle condizioni che non sono state imposte dal loro Parlamento, ma invece sono imposte da Bruxelles. E vi ricordo che, infatti io lo racconto nel libro, che in realtà il problema della Grecia era minimo, erano 9 miliardi di euro, assolutamente nulla. Questi a Davos nel 2010, che era a gennaio, hanno detto noi abbiamo bisogno di 9 miliardi di euro. Questa, l'Europa Unita... Stiamo dando tanto molto di passi, tanto per capire le proporzioni. Quindi era assolutamente nulla, nulla. Allora, dato che in questa Europa Unita non è stato creato un meccanismo, un protocollo per situazioni di questo tipo, situazioni in cui un paese si trova a un passo dalla bancarotta, che è successo? È successo che la macchina burocratica non sapeva come rispondere, per cui questi non hanno risposto fino a marzo del 2010. A quel punto erano troppo tardi. Poi i soldi li hanno dati, ma era troppo tardi, a quel punto i mercati sono stati in panico e quindi hanno cominciato a svendere i libri. A quel punto hanno detto, beh, se questo è il comportamento dell'Europa Unita nei confronti di 9 miliardi, figuriamoci quello che succederà all'Italia, al Portogallo, alla Spagna e così via. Quindi questo è una, secondo me è una storia interessante perché dimostra come noi viviamo in un'istituzione sovranazionale che ha dei poteri incredibili, vanno al di là della nostra sovranità nazionale, che però non ha costruito una struttura per quando fa bel tempo e quando invece fa mal tempo.